Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, riceverai una telefonata adesso, cioè tempo pochissimi giorni, massimo facciamo 5 giorni, ricevi questa telefonata. Vediamo da chi, va bene? Ok. E può essere di qualsiasi natura questa telefonata, eh? Andiamo a vedere le carte come si orientano. Ovviamente siamo una moltitudine, siamo un oceano infinito di amore. E quindi siamo un oceano infinito, quindi batteranno un po' di più sull'amore piuttosto che lavoro, una telefonata improvvisa. Vediamo chi, va bene? Ok. E poi voi la adattate alla vostra circostanza. Quindi, vediamo chi ti sta per telefonare. Stai ricevendo questa telefonata. Allora, abbiamo oggi la variante del fiocco blu, il fiocco giallo dorato e il fiocco verde. Ovviamente potete sentire anche più di una, eh? Magari sono due persone diverse, la stessa persona. Vedete voi, ragazzi, io mi è arrivata questa della telefonata e va bene, andiamo a vedere che tipo di telefonata si tratta, vediamo chi è e tutte le cose, insomma. Ok? E partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo. La mettiamo qua. Allora, questo lo spostiamo qua, i nostri oracoli. Allora, stai per ricevere una telefonata. Vediamo che energia gravita intorno a questa telefonata. Va bene? Vediamo un po' che energia gravita intorno a questa telefonata. Per le mie ragazze, i miei ragazzi del fiocco blu, che energia gravita intorno a questa telefonata? Che energia c'è? Vediamo che energia c'è. Le parche mi parlano di destino, mi parlano anche di tagli, mi parlano di rinnovo. È una telefonata del destino. Mi parla di una telefonata che può generare un cambio, un punto e a capo, un mettersi alle spalle qualcosa, una nuova tappa. Mi parla di una telefonata del destino. Accipicchia. Una telefonata del destino. Allora, andiamo a vedere un po' questa telefonata del destino. Vediamo un po', vediamo un po'. Ci metto questi altri oracoli, mi sto facendo proprio ispirare, eh? Vediamo. Ancora, che energia ha questa telefonata del destino? Con le carte della Dea, che energia ha questa telefonata del destino? Una rinascita. Questa telefonata è una te telefonata che arriva per destino e avvia una rinascita di qualcosa, una telefonata che arriva per destino e avvia una rinascita. Per adesso sono in vari ambiti, eh? Ok, vediamo un po' ancora con gli oracoli di mettercene altri, la natura di questa telefonata, l'energia di questa telefonata. Una telefonata che arriva proprio per destino, che dà una rinascita. Ancora, la natura di questa telefonata. La mente piena, pensiero di gruppo. Allora, questa è una telefonata che ti fa fare chiarezza. Questa è una telefonata. Allora, l'assunto di questa telefonata è una telefonata che arriva per destino, che ti fa fare chiarezza rispetto a delle cose, alla mente piena, no? Tanti pensieri confusi rispetto a un qualcosa. E ci sarà una rinascita. Una telefonata che taglia i dubbi, taglia i dubbi, non ci saranno più dubbi e avrai una rinascita. Ok, sono interessanti, curiosissime di chi è. Vediamo. Allora, andiamo a vedere chi è. Chi è? Allora, ci mettiamo gli altri tarocchi dove stanno? Anzi, ragazzi, che voglio mettere per prima io. Queste. Vediamo. Qua è roba di Sibille, capito? Un po' così. Vediamo. Allora. Ancora la natura di questa telefonata per la prima variante. Che ti porta una rinascita, che si taglia ogni dubbio. Vediamo un po' la natura di questa telefonata con queste carte qui. Anzi, mettiamola qua questa. Vediamo chi ti sta per telefonare. La natura di questa telefonata.
Qua abbiamo 9 di quadri, sportività, audacia, realizzazione. È qualcosa che ha a che fare col lavoro per moltissime di voi. Col lavoro. Una cosa nel lavoro che ti cambierà proprio la vita. Cioè, ci sarà una rinascita, qualcosa che stavi aspettando, qualcosa che magari era pesante. Una realizzazione. Sportività, audacia, realizzazione. Quindi per moltissime di voi parla di una telefonata sul lavoro che ti porta una rinascita e ti chiarisce ogni dubbio. Una piena realizzazione, va bene? Continuiamo, vediamo dove si orientano. Ancora. La natura di questa telefonata. Gioia, ambizione. Sì, è qualcosa che ti farà molto felice, ragazze mie. Qua è una persona che trova un tesoro. Mi continuano a parlare di lavoro, di aspetti lavorativi o di denaro o di qualcosa che ti farà molto felice. Sì, una piena realizzazione ti darà questa cosa, questa telefonata. Andiamo a vedere ancora dove si sviluppa questa ambizione, questa realizzazione. La rivale, amica, falsa, intrigo. Dove si sviluppa la domanda? Dove si sviluppa questa realizzazione? Su una persona o su una situazione difficile. Magari c'è stata una persona che è stata esigente, una persona, magari una rivale, un rivale, mi spiego, in ambito lavorativo o in circostanze che con le parche qua ti hanno appesantito. Quindi dove si sviluppa questa ambizione e realizzazione su qualcuno o qualcosa che ti ha messo i bastoni tra le ruote? Mi spiego, si sviluppa su questo. Ok, diamoci ancora la natura di questa gioia, di questa realizzazione, di questa telefonata. La speranza, tu hai sempre avuto speranza per questa telefonata, per questa realizzazione, tu hai molta speranza nelle tue speranze, le tue speranze vengono realizzate. Ok, vediamo un po' ancora dove si orientano, la natura di questa gioia che ti arriva. Una conversazione, conversazione, appunto, notizie gradite, appunto. Mi parla di assolutamente una telefonata che ti arriva, che fa un punto e a capo, ti dà una rinascita, avrai le idee chiarissime, ti darà una grande realizzazione e una grande gioia. Su situazioni che ti hanno reso la vita difficile, può essere una persona, una donna, un uomo, una circostanza, dove tu ci stavi sperando, arriva proprio conversazione. D'accordo? Quindi fino a qui si sono orientate proprio in qualcosa di questa natura qui. Ok, voglio andare a vedere ancora con i tarocchi adesso. Vediamo un po' chi è che ti chiama. Sapete che essendo tantissime persone, ragazze mie, che guardano, quindi si possono orientare su più aspetti dopo aver parlato di un aspetto. No, andiamo a vedere, continuiamo. Chi è che ti chiama? Andiamo a vedere chi è questa persona, questa telefonata. Che ti dà questa emozione. Un asso di spade, guardate poi come si parlano, è proprio una chiamata, è un inizio, è proprio una chiamata, pazzesco. Io voglio vedere chi è o cosa porta questa chiamata ancora. Questa è una chiamata che stavi aspettando. Ce l'ha appeso. Di una situazione ferma, stancata, stancata si dice in spagnolo, come si dice in italiano? Di una situazione ferma, stanca. Va bene? Una telefonata che stavi aspettando forse da tanto tempo, o una cosa che si doveva sbloccare. Negli ambiti descritti, eh? Ancora, quest'asso di spade, questa telefonata. Il 6 di denari, per alcune mi parlano di lavoro proprio, di denaro. Arriva una chiamata di denaro o qualcosa che ha a che fare con quello che ti meriti a livello economico, finanziario, monetario, per quello che ti meriti, va bene? E che ti sei sempre meritata o meritato. Arriva una chiamata anche di lavoro o un'attesa che è finita. Vediamo un po' ancora. Questa telefonata che ti arriva e qua abbiamo l'amore. Allora, qua si stanno orientando adesso sull'amore, ci hanno detto anche sul lavoro e le altre circostanze. Qua abbiamo gli amanti. Per molte di voi, un altro gruppo che stanno guardando è una chiamata d'amore.
una chiamata d'amore, una situazione si sblocca, va bene? Questa è una stesa per una situazione bloccata, forse per un'altra donna. Questa persona magari stava in situazioni ufficiali o stava con un'altra donna, torna libero o libera, 9 di quadri, va bene? Realizzazione. Per molti di voi è questa la situazione, che era bloccata proprio per questo motivo. Ok, quindi ci sarà questa conversazione, questa cosa che ti darà molta gioia. Una persona che vuole intendersi con te, vuole venirti incontro e non ci sarà più alcun dubbio, ci sarà una rinascita. Vediamo un poco ancora, quindi adesso si stanno orientando sull'amore. Cosa ci dite dell'amore a questo proposito? Questa persona, le sue intenzioni nei tuoi confronti, o vediamo cosa ci dicono. È una persona che sta a distanza per molte di voi. È una persona che sta a distanza, due ribastoni e parla di una persona che ti pensa e ha pensato di parlarti, va bene? Vediamo ancora su questa persona. È un imperatore. Mi parlano di una persona che sta molto bene anche a livello lavorativo, economico, per molte di voi probabilmente, lontana per lavoro probabilmente, o con delle sue responsabilità, o con un carattere un po' particolare che comunque magari si è dovuto fare come diceva lui in un certo momento, va bene? Mi parlano di un imperatore, di una persona che ti chiama per sistemare delle cose insieme. Andiamo a vedere quindi ancora le intenzioni di questo imperatore nei tuoi confronti. L'otto di denari, le sue intenzioni sono quelle di far funzionare le cose tra te e lui, o tra te e lei, se ribalta il concetto. E sì, far funzionare le cose tra te e lui, oppure chiamarti per dirti che è andato bene in qualcosa di lavorativo che stava aspettando. Ancora, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. La regina di denari, qua ci sei proprio tu. Questa è una persona che ha intenzione di lavorare, anche di fare dei progetti insieme lavorativi probabilmente, ma certamente di far funzionare le cose tra te e lui o tra te e lei. È una persona che vuole avere la tua fiducia, recuperare la tua fiducia, vuole parlarti anche di alcuni progetti suoi lavorativi probabilmente che sono andati bene, vuole coinvolgerti per alcune di voi. Vediamo un po' ancora le azioni di questa persona nei tuoi confronti, le azioni con questa telefonata. La regina di coppe, allora ti dicono di avere pazienza, le azioni sono verso di te, ti dicono di avere pazienza perché questa è una persona che può essere impegnata sul piano lavorativo o che sta chiudendo una relazione con un'altra persona, questo è pure possibile, o che l'ha chiusa. Questo fatto sta che il succo di questa telefonata è quella di venirti incontro, darti ciò che meriti. Ok. Allora, le azioni sono con la regina di coppe. Questa è una persona che sta aspettando anche delle altre questioni lavorative per fare delle azioni concrete, perché mi esce una regina di coppe. Le azioni sono certo verso di te, ti chiedono a te di avere pazienza perché le tue speranze verranno ripagate. Il succo di questa conversazione nell'amore, una rottura. Il succo della conversazione è parlare di una rottura che c'è stata tra di voi e sistemare le cose, o parlare di della rottura che c'è stata con quest'altra persona. Va bene? Forte il segno del Capricorno, Vergine, Toro, Ariete, Cancro, Pesce, Scorpione. Sì, la rottura con un'altra persona. Il mondo, la giustizia, divorzio, anche qua è possibile. Dammelo un'altra sulla Torre. Paggio di coppe, Cavaliere di denari, ci possono essere delle situazioni di figli che vanno sistemate, quindi ti chiedono di avere pazienza. Dammelo un'altra sulla Torre. Il 5 di spade, sì, ci sono delle tensioni oppure delle discussioni che ci sono potute essere tra di voi per motivi di divorzio, di cause di altra natura, va bene, che però vanno risolvendosi. Ok. E fammi mettere ancora i sentimenti di questa persona nei tuoi confronti. Per alcune di voi può valere sia l'amore che il lavoro che ho detto prima. Questa persona nei tuoi confronti cosa ti dirà?
Molto spesso per riuscire a capire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Allora, questa è una persona che si è separata e te lo viene a dire, oppure si è separata da te e vuole sistemare le cose? E tu hai aspettato per molto tempo, ripeto, ci sarà una rinascita e così non avrai più le idee confuse. Sì. Per le ragazze single non mi stanno parlando d'amore in questa stesa, mi parlano di voi che stavate aspettando qualcosa, avevate già una relazione. Sulle ragazze single, i ragazzi single più sulla via lavorativa, mi spiego? Ok. Allora, a questo punto io vado a mettere ancora con queste sull'amore, datemi ancora due altre carte sull'amore. Sulla telefonata, relazione di tipo diverso. Molti di voi avevano una relazione di tipo diverso con questa persona e ci si viene incontro per sistemare le cose, per darti ciò che meriti. Un'altra. Prendi le distanze. Guarda, vedi, questa persona ha preso le distanze da una situazione nemica o da una situazione da una rivale, insomma, va bene? Ok. Mi confermano su questa stesa qui, questa cosa, insomma. Vediamo ancora. Cosa ci dice l'oracolo? Quindi, cosa porta ancora la natura di questa telefonata? Allora, ci mettiamo prima una carta sul piano lavorativo. A livello lavorativo, cosa porta? Girare in tondo, chiudere un karma. Una cosa che stavi aspettando, te l'ho detto, eh? Vediamo un po', ancora, un'altra sul piano lavorativo. E benedetti, la buona sorte gira dalla tua parte. Ti aspetto una cosa che non andava, va bene? Ok. Mettiamocela adesso sull'amore. Sull'amore. Casa, dolce casa. È tempo di fare un sonnellino. Flessibilità, vedi qua una cosa che non avanzava? Una situazione che non avanzava? Flessibilità. È una situazione dove chi era più rigido si diciamo che si fa più flessibile, ok? La situazione amorosa si fa più flessibile e ti chiedono comunque, ti dico di avere pazienza perché c'è la regina di coppe. Va bene, intanto le cose si predispongono a tuo favore. Mettiamo due altre sull'amore, latte e miele. Assolutamente sì, tutto va a migliorare in amore, d'accordo? Ok, ragazzi miei, vi metto un altro consiglio. Allora, un altro consiglio di queste. Allora, un altro consiglio. Aspettative, non cercare l'approvazione di nessuno, ok. Spada, fai il cambio. Tormenta todo uragano llega al suo fine. Allora, tutti gli uragani arrivano al suo fine. Allora, qua mi stai dicendo che tu avevi le aspettative su qualcosa, che sia l'amore, il lavoro o ambedue. Qua arriva un cambio per te. Puoi star vivendo una situazione di conflitto, di tormenta interiore, ma ti ho detto, con la carta respirare come carta finale, che tutto va a migliorare, sia nel lavoro che nell'amore, va bene? Il cambio a livello amoroso l'abbiamo visto, il cambio a livello lavorativo l'abbiamo visto con la carta delle parche. Non cercare l'approvazione di nessuno, confida sempre in te stessa, perché tutte le situazioni che puoi star vivendo a livello karmico con le parche qui stanno giungendo al fine per arrivare a respirare. Quindi tutto sia a livello lavorativo che economico, questa telefonata ti porterà un cambio radicale. D'accordo? Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto dorato, lo mettiamo qua. Allora, andiamo a vedere questa telefonata che ti sta per arrivare, vediamo un po' che cosa succede, chi è, ripeto, come ho detto anche nell'altra variante, può trattarsi di lavoro, amore, siccome siamo una moltitudine di persone, batteranno l'attenzione laddove si necessita, va bene? Quindi lasciatevi ispirare. Andiamo a vedere questa telefonata che sta per cambiare le cose. O cosa, chi ti chiama? Andiamo a vedere.
la natura prima di tutto di questa telefonata, andiamo a vedere con gli oracoli l'energia di questa telefonata qual è. Ti sta arrivando questa telefonata per le mie ragazze e i miei ragazzi del fiocco giallo dorato. Qual è l'energia di questa telefonata? L'energia di questa telefonata. L'energia di questa telefonata. Vediamo un po'. È una telefonata che stavi aspettando da un po'. È tempo di fare un sonnellino, mi parla di una situazione ferma. Una telefonata che stavi aspettando da un po', o una notizia che stavi aspettando da un po', con il tempo di fare un sonnellino, no? Una carta di riposo, di quiete. Stavi aspettando da un po' questa telefonata. Comunque sia, molte di voi non se l'aspettano, perché che si tratti di lavoro, si tratti d'amore, o comunque c'è un fermo. Alcune di voi hanno dimenticato pure, diciamo. Comunque, c'è, la stavi aspettando, per alcune la stavate aspettando da molto. Era tutto fermo. Andiamo a vedere ancora la natura di questa telefonata. La natura di questa telefonata, vediamo un po'. Qual è la natura di questa telefonata o l'energia che gravita intorno a questa telefonata con le carte della Dea? La conoscenza è una telefonata che ti porta a conoscenza di qualcosa, ti fa sapere qualcosa. La conoscenza viene a sapere qualcosa, che ti dà qualcosa di importante con la carta della conoscenza. Interessante, ok, quindi stai per ricevere una telefonata che o non ti aspetti, o che hai aspettato da tempo, o che Atena mi parla anche magari di questioni relative agli studi, concorsi pubblici, o qualcosa che ha a che fare con gli studi, concorsi, sì, qualcosa che era fermo. Ok, andiamoci a mettere altri oracoli sulla natura di questa telefonata, sull'energia di questa telefonata. Qual è l'energia di questa telefonata che stai per ricevere? Che ti porta a conoscenza qualcosa? Un accordo, un contratto, ragazze mie. L'accordo, contratto sacro. Allora, questa è una telefonata che o non ti aspetti o che stavi aspettando da tanto tempo. Ti dà conoscenza il senso, ti porta a conoscenza il fatto che è un contratto, può essere un contratto di lavoro che stavi aspettando, un accordo con qualcuno a livello lavorativo, burocratico, perché proprio l'Atena è la carta della burocrazia, un po' della conoscenza, no? Della sapienza. Sì, alcune di voi vengono chiamate all'università per fare un dottorato, questo mi sta arrivando, con Atena, qua accordo. Un dottorato di ricerca che stavate aspettando, non lo so, mi viene in mente anche questo. E comunque riguarda qualcosa di scritto. Una telefonata che riguarda qualcosa di scritto. Vediamo un po'. Andiamoci a metterci queste carte. Voglio vedere la natura di questa telefonata. Cosa ti porta questa telefonata? Cosa ti porta questa telefonata? Cosa ti porta questa telefonata? Crisi, tormento, gelosia. Questo è un 8 di spade. Fammi mettere un'altra. Adesso ti dico, perché voglio essere precisa. Cosa ti porta questa telefonata? Ladro, disonesto, azzardo. Allora, questa è una situazione di blocco che viene sbloccata. Cioè, 8 di spade, 10 di quadri, in questo caso ladro, disonesto, azzardo. E o era un cambio che stavate aspettando, che volevate? Qua non si profilano bene su che ambito, comunque ora andiamo a vedere. Io credo che possa essere anche riguardante la casa, che 10 di quadri è anche il 10 di denari. Una situazione bloccata che si sblocca riguardante un contratto di casa. Oppure
che stavate aspettando? O un nuovo contratto? Venite a conoscenza che il contratto si fa, un contratto di casa, rispetto a una situazione difficile di cambiamento. Vediamo un po', ancora. Qual è il beneficio che ti porta questa telefonata? Pensieri, ispirazione, qualcosa a cui stavi pensando. Il beneficio che ti porta questa telefonata è qualcosa a cui stavi pensando, cioè, ci avevi già pensato. Vediamo un po' il beneficio che ti porta. Di cosa parlano questi tuoi pensieri? Di cosa parlano questi tuoi pensieri? Allegria, guadagno al gioco. Mi parla di un guadagno. Stai pensando a guadagnare di più? Stai pensando di essere più felice facendo questo cambio, avendo questo contratto, ricevendo questa telefonata? Fatto sta che questa telefonata ti porterà a quello che stavi pensando, il beneficio a cui stavi pensando che ti porta un'allegria, che sia a livello lavorativo, economico o un guadagno in più rispetto a una situazione di blocco che va a che fare con una casa, una stabilità, mi spiego? Ok, andiamo a vedere adesso. Ci voglio mettere queste altre carte. Anzi, con queste. La situazione di partenza di questa telefonata con i tarocchi, la situazione di, voglio essere ancora più precisa. La situazione di partenza di questa telefonata, la situazione di partenza di questa telefonata. 10 di bastone, sì, una situazione pesante, ragazzi miei, che non avanzava con questo è tempo di fare un sonnellino. Non avanzava questa situazione. Fammi mettere due altre, quindi cosa accade? Grazie a questa telefonata, 3 di denari, paggio di spade e la ruota, arriva un cambiamento. Mi parlano per alcuni di voi di questioni riguardanti a un intendersi. Possono essere lavoro, casa, famiglia, un intendersi con gli altri, un intendersi con l'altra persona, no? E quindi stavate osservando questa situazione, arriva un cambio, un mettersi d'accordo, ecco, un mettersi d'accordo. Una situazione che non andava avanti, arriva questa telefonata che era molto pesante, la situazione non andava avanti, sai, vieni a conoscenza che è possibile fare un accordo. Contratto, accordo, il tre denari è venirsi incontro, mettersi d'accordo. Arriva un cambio in questo senso. E tu lo stavi pensando rispetto a questa situazione che ti generava del blocco, volevi un cambio, lo stavi pensando. E che ti avrebbe portato allegria, anche dei guadagni per alcune di voi, con questo accordo, con questo contratto. Ok, quindi questa telefonata ti porterà a questo. Fammi vedere l'energia della ruota, questo cambio che arriva, l'energia della ruota. Un asso di denari bellissimo, un'opportunità concreta, lavoro, denaro, va bene, un possibile proprio contratto accordo. Quindi qua mi parlano chiaramente di lavoro o denaro o altre questioni riguardanti mettersi d'accordo per opportunità in concreto di natura lavorativa. O di qualsiasi altra natura che abbia a che fare però non con l'amore. Qua non mi stanno parlando d'amore. Andiamo a vedere ancora. E andiamo a vedere ancora con queste. Anzi, ci voglio mettere. Dove stanno quelle altre? Queste qua. Eccole qua. Allora, queste carte si leggono sia al dritto che al contrario. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Qual è il cambiamento positivo quindi che ti arriva con quest'asso di denari e la ruota con questa telefonata? Qual è il cambiamento positivo che ti arriva? Cosa ci rispondono? Cosa ci rispondono? Vediamo. Sull'asso di denari, la luna. Infatti, avevo un po' di preoccupazioni riguardo a questa cosa. Svago. Imprevisto. Qua ci sono stati degli imprevisti o ci possono essere stati degli imprevisti che hanno bloccato un far fluire l'energia rispetto a questa cosa e vengono risolti. Imprevisto. Quindi una situazione che ti preoccupava, che non avanzava, viene risolta. Ok. E dove porta?
dove porta con questa telefonata la risoluzione di questa cosa? A un cambio, la morte. Verso l'imperatrice, ha un cambio di successo per te. L'imperatrice qua mi parla di successo, abbondanza, cambio di ruolo, cambio di posizione, successo a più livelli, in ambito economico, lavorativo, nel tuo successo personale, mi spiego? Un cambio che ti porta a questo successo, assolutamente sì. E ancora, qua, si è girato da sola. E quindi l'imperatrice su cosa domina? Su cosa domina l'imperatrice? Qua la consultante, qua ci sei tu, su cosa domini sei tu, va bene? Cosa che pensavi non potesse accadere, che ti venisse dato un tale valore, va bene? Ti viene riconosciuto. Imperatrice è la consultante, anche se sei uomo, ti viene riconosciuto un valore, c'è un cambio che ti porta a successo e ti viene riconosciuto il tuo valore. Quindi a più ambiti, a più livelli questa stessa. Andiamo a vedere un po', non parla d'amore. Allora, ci mettiamo adesso questi. Voglio vedere con le carte degli archetipi, su questa imperatrice, questo cambio sull'imperatrice, quindi, su cosa vai a dominare. Vediamo un po' su cosa vai a dominare questa telefonata che arriva. Detective, su qualcosa che stavi aspettando, su cui stavi indagando. Sì, e scopri la verità, vieni a conoscenza di questa cosa, dove la risoluzione è tua. Ancora, sulla mediazione, mediadora, sì, qua a che fare con questioni riguardanti casa, contratti, burocrazia, o lavoro, denaro, mediatora, no? Chi media tra le parti, no? Sì, su qualcosa su cui stavi indagando, una mediazione. E poi, artista, è possibile che ci sia qualcuno che abbia chiesto qualcosa per fare a livello artistico, creativo, allora stavate aspettando la risposta per un contratto, non lo so. Mi arriva che poi la situazione si volge a tuo favore perché le persone ti vengono incontro, ci sarà una mediazione. Artista mi parla della creazione di qualcosa, no? Con l'imperatrice qui. Ok, quindi adattatela alla vostra circostanza, ragazze mie. Mettiamoci adesso gli oracoli questi. Vediamo un po' cosa ci dicono questi oracoli. Questa telefonata. Flessibilità. Causa e contrasto. Orfani, qua c'è una situazione che vi stava rendendo un po', una situazione che non vi stava facendo essere di buon umore rispetto a una questione, vi ha fatto pensare, non è per voi. Allora qua voi manderete, girerete le spalle a una situazione che non fa più per voi, grazie a questa telefonata. Va bene? Grazie a questa telefonata girerete le spalle a ciò che non fa per voi, che non vi dà quello che vi spetta. Questa telefonata vi porta a conoscenza di qualcos'altro che vi porta a fare una scelta. Una scelta che ha a che fare con il vostro successo. Tale scelta può essere relativa a mi metto alle spalle una situazione lavorativa o inizio un qualcosa di nuovo. Va bene? Però che avrà successo. Ok, e vediamo adesso con questa gli oracoli delle porte. La falsa porta non è per voi. Qua viene una, allora qua ti arriva una telefonata che vieni a conoscenza di qualcosa. All'inizio per alcuni di voi può dare un po' di contrasto questa cosa, però dopo è la cosa migliore per voi, ve ne rendete conto che vi dà successo. La falsa porta. E cosa c'è dopo la falsa porta? Quindi cosa porta questa telefonata?
La porta del giardino. Una fase bellissima e nuova della tua vita, una situazione dove è finita un periodo di stagnazione, un periodo di down, assolutamente. Stavo vedendo perché qua dice ladro, disonesto, azzardo e falsa porta. Fatemi vedere le carte qua sotto, non mi ricordo. Una situazione che non avanzava per alcuni problemi o di incomprensione di altre persone. Eccola. Quindi si risolve per questo motivo. Falsa porta, una situazione bloccata, perché non si riusciva a fare un cambio. C'è questa telefonata che sblocca e si apre una nuova fase della tua vita, ragazze. Vediamo un po' qual è il consiglio. Escapista, regresa a te misma. Sì, qua rilassati. Ti dicono rilassati proprio. Rilassati, perché questa telefonata arriva per fare un cambio. E poi? Sì, non avere paura di cantare. Quindi rilassati, non ti preoccupare, non aver paura di cantare, come se fosse un tre di coppe. Non ci sarà molta felicità per questo motivo. Quindi, ragazze mie, può essere qualsiasi cosa, come succo è proprio questo. Arriva questa telefonata, ti porta a conoscenza di qualcosa, di un contratto, di qualcosa, di casa, di un lavoro. Una situazione che era ferma e perché non avanzava, che era pesante, di stress, responsabilità, si sblocca e c'è un venirsi incontro sulle cose per una nuova opportunità. Tale opportunità ti porta a metterti alle spalle situazioni che non sono propedeutiche e funzionali al tuo sviluppo. E tutto viene a tuo favore questo cambio qui, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocco verde. Lo mettiamo qua e andiamo a vedere chi ti sta per chiamare, qual è la natura di questa telefonata. Vediamo un po' se porta dei cambiamenti, vediamo un po' se vieni a conoscenza di qualcosa. Vediamo un po'. Allora, chi ti sta per chiamare? Vediamo prima di tutto l'energia che gravita intorno a questa telefonata. L'energia attorno alla quale gravita questa telefonata. Di che natura è l'energia che gravita intorno a questa telefonata? Vediamo. Latte e miele, è una bellissima energia. Latte e miele mi parla di pieno godimento. Se stavate aspettando una telefonata, io vedo che state aspettando in modo sereno. Questa è una delle più belle carte, no? Cioè, è qualcosa che vi fa felici. È qualcosa che vi fa felici o che già siete in questo stato gravitazionale, diciamo. Una telefonata che vi fa felici. Vi vedo serene, sereni, felici, goderecci. State già così, è per questo che attraete comunque una cosa che vi piace, che vi fa piacere, ok? Andiamo a vedere di che natura è. Questa è più a livello, credo, sia sì, a livello proprio emozionale questa energia, eh? Vediamo un po'. Cioè, quindi anche sentimentale. Vediamo. Allora, che energia gravita intorno a questa telefonata? Energia gravita intorno a questa telefonata? Vediamo. Ah, beh, se non l'avevo preannunciato, amore romantico. Si preannunciava già da questa carta qui, eh? È una telefonata d'amore. È una telefonata d'amore che vi renderà proprio felici, felici, felici. Assolutamente sì. E beh, andiamo a vedere allora. Quindi si orientano già sull'amore. Vediamo questa telefonata d'amore. Ancora l'energia di questa telefonata. Vediamo un po'. Wow, le stelle nel cielo, possibilità illimitata. Questa è una telefonata che vi farà veramente contente e felici, ragazze. Qua mi parla come se fosse la stella, come se fosse uscita la stella, no? Qualcosa che stavi visualizzando. Qua c'è una donna che medita, qualcosa che volevi. La stella mi parla di un sogno che si compie, che si realizza, un vivere un modo bellissimo.
questo momento, questa telefonata. È una stesa già bellissima che mi parla d'amore. Vediamo un po' ancora chi è che ti chiama. Vediamo un po' che cosa ci dicono queste carte un po' sibilliniche. Sibilline, sibilliniche. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Chi è che ti chiama? Disgrazia, incendio, sfortuna. Qua è successo qualcosa e qualcuno vuole rimediare. Oh, è successo qualcosa, qualcuno vuole rimediare. Mi parla di una situazione che non stava andando bene a livello amoroso. Ancora, chi è che ti chiama? Nemico, spia, rivale. Qua c'è una persona anche gelosa che ti ha spiato sui social. Con cui una situazione è andata male, oppure una persona che, di cui tu non ti fidi tanto e vuole recuperare, oppure può essere una persona che ti sta osservando. Vediamo un po', vediamo un po'. Ancora, chi è questa persona? È una persona che vedovo allontanamento. Allora, qua mi parla di una persona che o si è allontanata da un'altra situazione e arriva da te. E si risolve qualcosa di importante. È una persona che vedovo allontanamento, sta molto male senza di te, se la conosci già, oppure può essere completamente una persona nuova, una persona che la incontra e può essere un vedovo, ok? O può essere una persona che si è separata, va bene, una persona separata, come una persona nuova, diciamo. Però una persona che senza di te, se la conosci già, sta male. Ti ho osservato molto, un po' questa dinamica qui, diciamo. Andiamo a metterci subito i tarocchi. Andiamo a operare subito. Vediamo. Allora, questa persona, andiamoci a vedere subito l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Il sole, ragazze mie, una bellissima energia di felicità nei tuoi confronti, questa persona. Ha una bellissima energia di felicità, di chiarimenti, se dovete chiarire qualcosa, ma di felicità proprio. Vediamo cosa ha nei pensieri questa persona per te. Il due di bastoni, una persona che sta a distanza e ti pensa continuamente. Molte di voi sono a distanza con questa persona, ti pensa, ti pensa, ti pensa, una bellissima energia nei tuoi confronti. Cosa ha nel cuore per te questa persona? Cosa ha nel cuore per te questa persona? Qua abbiamo il matto, questa è una persona che vuole lanciarsi con te. È pur vero che per alcune di voi, che è una persona che si è separata da poco, che l'ha incontrata, è una persona nuova, è una persona che si vuole proprio godere l'amore romantico che c'è tra te e lui o tra te e lei, va bene? E senza fare programmi, è una persona che il suo cuore si lancia, si lascia andare, ha questa bellissima energia, diciamo che non ti dice sposiamoci tra 5 minuti, magari te lo dice fra 20, è un po' così. Ecco, una persona che si sta lasciando andare, è una persona che ha sofferto molto. E quindi nel suo cuore il matto mi parla di una persona che si lascia finalmente di nuovo andare, vive momento per momento con la gioia nel cuore, d'accordo? Vediamo un poco ancora. Vediamo un poco, quindi questa persona che ti sta per telefonare, cosa ti dirà? Cosa ti dirà questa persona che ti sta per telefonare? È l'imperatore. Questa è una persona che con l'imperatore mi parla anche dell'aspetto psicologico di questa persona. Non a caso abbiamo anche l'otto di denari. È una persona che è molto impegnata sul piano lavorativo e gli va molto bene anche il lavoro. Questa è una persona di spessore a livello lavorativo, me lo marcano qui, imperatore otto di denari. Per adesso abbiamo forti segni dell'ariete e del leone. Andiamo a vedere ancora questa persona che ti chiama nei tuoi confronti, un otto di coppe, per molte di voi è una persona che si è lasciata da poco, è vedovo o comunque sia una persona che non se l'è passata bene in amore. Questa persona vuole fare un cambio emozionale con te, ti porterà questo cambio emozionale che tu stavi aspettando con l'amore romantico. Ancora questa persona che ti chiama nei tuoi confronti. La papessa, io qua ti vedo che tu puoi avere un pochino di dubbi per alcune di voi, se è una persona nuova, una persona di cui magari non ti fidi tanto ancora all'inizio, oppure questa energia di questa stessa persona che ti vede come una donna di grande spessore morale, spirituale, etico. Va bene? Ok. Voglio vedere quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti, anche il forte il segno dei pesci. Questa è una persona che prima di fare un'azione, sì che il suo cuore si lascia andare. Però prima di fare un'azione ci pensa, va
bene? Vediamo le azioni che farà nei tuoi confronti questa persona. Qua abbiamo 9 di bastoni. Allora, che mi parla di una perseveranza nel voler stare con te, con questo amore romantico. Può avere delle responsabilità lavorative o altro, però mi parla di questa perseveranza nel voler stare con te. Le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti, il re di coppe, non c'è dubbio. Abbiamo una persona che viene con perseveranza ad aprirti il suo cuore. Va bene, con perseveranza ad aprirti il suo cuore. Cancro, pesci, scorpione, forte. Quindi qua c'è qualcuno che può nutrire dei dubbi, puoi essere tu. Oppure la stessa persona che prima di fare un'azione ci pensa perché non se l'è passata bene emozionalmente negli ultimi tempi e quindi piano piano si lascia andare. È come se dovessimo rispettare il suo tempo emozionale, emotivo. Ok, questo ci stanno dicendo. Però qua è una telefonata che arriva con un amore romantico. Ok, andiamoci a vedere adesso ancora con queste carte, perché questa persona, fatemi capire un po' di più su questa persona, andiamo a vedere un po' com'è, vediamo cosa ci racconta rispetto a questa persona che ti sta per telefonare. Vedi autorità, può essere una persona che ha trattenuto i suoi sentimenti o prima di lasciarsi andare non se l'è passata bene in amore. Ancora su questa persona. Vittoria, infatti, questa è una persona che può aver trattenuto i suoi sentimenti con la carta di autorità, però con la carta di vittoria piano piano si lascia andare, anche un 9 di cuori con... tipo il 9 di coppe, no? Che l'energia è un po' più autonoma, è un po' come questo re di coppe che è uscito un po' più in là, cioè mi lascio andare piano piano, non subito, l'imperatore, no? Piano piano, ma al frattempo mi lascio andare. Qua nasce, per alcune di voi che siete all'inizio, questa è una persona con cui nascerà una bellissima amicizia inizialmente, con cui c'è molto di più però. Se per esempio siete all'inizio, oppure una persona con, che state conoscendo da poco, o la conoscete adesso, in questi giorni qua. Raccontateci ancora di più di questa persona. Denaro, sì, è una persona molto impegnata sul piano lavorativo, me lo marcano anche qui, che sta molto bene per alcuni di questi, di lui. Raccontiamoci ancora di più su questa persona. Discorsi, ti vuole parlare, cosa ti vuole dire? Infermità, ti vuole dire qua, questa è una persona che si apre piano piano per motivi di lavoro, ti vuole parlare o per motivi di quelli suddetti prima, che è una persona che ha sofferto un po' e quindi ci mette un po' a lasciarsi andare, però si lascia andare nei tuoi confronti. Ti vuole parlare di questo, che ci sono state magari delle problematiche in ambito lavorativo, però si vuole godere con te la cosa, vuole stare bene con te. Andiamo a vedere ancora di cosa ci raccontate di questa persona. Disordine, è una persona che ha avuto del disordine per motivi economici o emozionali. Cos'altro? Però vuole vincere. Ventura, ci hanno raccontato un po' il profilo psicologico di questa persona in questo momento, è come se ci dicessero, è una persona che si lascia piano piano. Con te ci può essere stato un allontanamento o può esserci stata una rottura, una frattura, può essersi separata questa persona. Con questo c'è un grande potenziale romantico, con questa persona ti farà molto felice questa telefonata. Al contempo si vive il momento, si lascia andare a poco, perché ci sono potute stare qui delle situazioni difficili di natura economica, di autorità, non lo so, di questa natura, però con la carta dell'avventura, che è la migliore del mazzo, vuole avanzare e vincere, ok? Andiamo a vedere adesso ancora con queste. Vediamo questa persona nei tuoi confronti che ti sta per chiamare. Che ti sta per chiamare questa persona nei tuoi confronti. Sì, amore fedele, una persona di tutto rispetto, eh? Amore fedele, qua è Penelope Ulisse, una persona che ti ha pensato tanto a te, una persona rimasta sempre fedele a ciò che sente, sei una persona nuova, una persona di spessore, te l'ho anche detto qui, va bene? Vediamo a questo punto, visto che ti chiama, cosa ti dirà con i nostri oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei sono sotto all'info box in descrizione, per chi lo desiderasse. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Qual è il succo di questa conversazione?
cosa ti dirà questa persona. Vediamo. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Questa è una persona che ti sente moltissimo. Non a caso con questo re di coppe ti sente moltissimo, eh? Ok. Cos'altro ti dirà questa persona? Sei la mia vita! Sei la mia vita, ragazze mie! Bellissimo! Ancora, cosa ti dirà questa persona? Infatti, tempo e pazienza, te l'ho ribadito più volte, eh? Tempo e pazienza affinché si apra piano piano, affinché le cose vadano sempre meglio, mi spiego? Ok. Quindi, questa cosa ti farà molto felice. Eh? Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano ancora con questa. Su questa persona, nei tuoi confronti, questa telefonata che ti farà tanto felice. Vediamo un po', allora. Incontro durante una serata, il prossimo fine settimana. Ragazzi, vi ho detto questa stessa entro 5 giorni, eh? Quindi, o vi incontrate durante una serata, o ti invita in una serata, o ti invita da qualche parte, o vi incontrate da qualche parte. Va bene? Ok. Vediamo ancora. Bugie, questa è una persona che si toglierà le maschere davanti a te. Ti dirà la verità, qua avevamo anche la carta dei discorsi, su qualcosa che lo ha tenuto bloccato, se già lo conosce, altrimenti una persona che non avrà maschera davanti a te. Cos'altro? Cambiamenti positivi nell'attuale relazione, quindi ci sono dei cambiamenti positivi in amore, o con questa persona che già conosce, o può essere questa stessa una persona nuova, va bene? Quindi qua abbiamo un incontro dove si parla cuore a cuore senza le maschere e ci sono cambiamenti assolutamente positivi che ti porteranno grande felicità, come diceva quella carta lì. Andiamo a vedere adesso con queste altre cosa ci aggiungono questi altri oracoli. Essere imparziali. Tagliar legna, potere superiore. Guarda, ragazze mie, questa è una persona con la quale ci sarà tagliar legna, si fa piazza pulita delle cose che non servono più. Si prende, questa persona prende le decisioni giuste nei tuoi confronti, tagliar legna, cioè rimettere, fare pulizia. Potere superiore, questa pulizia, questa decisione giusta che porterà a questa felicità che ti ho detto prima, è guidata dal potere superiore. Va bene, bellissimo. Adesso ci andiamo a mettere le carte metaforiche associative maschili. Vediamo che tratti può avere questa persona e poi ci mettiamo anche quelle femminili. Vediamo. Allora, che tratti ha questa persona? Cosa ci dite di questa persona? Eccola. Qua ci sono uscite due. Qua c'è Eros. Eros, il dio greco. Allora, questa è una persona, come dire, questa è una persona che da questo sguardo si evince, una persona che guarda di sbiego e sorride, no? Una persona dietro la quale questo sorrisetto così si nasconde con lui che si vuole denudare davanti a te, ecco così, ecco. Quindi una persona che può aver nascosto, può nascondere inizialmente questo suo essere, qua io vedo tipo un dio greco, cioè come se si deve mettere a volte una maschera per nascondere la bellezza che ha dentro, interiore, mi spiego? Come se ha avuto un po' paura della sua bellezza interiore questa persona. Fatto sta che qua abbiamo una persona che è un po' più impostata all'inizio e poi si denuda davanti a te, facendo una grande scoperta qui. Questo mi stanno dicendo, può avere i capelli biondi o moro.
Gli occhi sono penetranti qua, in entrambi i casi. Vediamo un altro. Chi è quest'uomo? Eccola. Qua un altro ragazzo abbiamo qui, anche se è un uomo, con un gatto, può avere un gatto domestico a casa. Mi parla di un ragazzo qua, ma anche se è un uomo adulto, mi parla di un animo più adolescenziale, diciamo, però cresciuto. E qua invece ha gli occhi chiari e i capelli scuri. Con il gatto mi parla di intuizione, una persona che seguirà le sue intuizioni e si parla chiaramente davanti a te seguendo le sue intuizioni, senza schemi logici. Ecco questo mi stanno dicendo, al di là dei tratti somatici, no? Mi dicono parlerà seguendo le sue intuizioni, non avrà segreti per te, tant'è che qua abbiamo un uomo, no, nudo e non avrà segreti per te questa persona. Va bene, ti parlerà proprio seguendo le sue intuizioni senza remore razionali. Ecco. Andiamo a vedere adesso la donna con le carte metaforiche associative femminili. Un attimo. Allora. Andiamo a vedere adesso la donna che puoi essere sia tu. Oppure, se stai pensando a una donna, può essere la donna di cui abbiamo parlato nella stesa, mi spiego? Quindi la donna puoi essere o tu o la donna di cui abbiamo parlato nella stesa. Vediamo un po' com'è questa donna. Eccola. Qua c'è un arlecchino che si toglie la maschera. Qua c'è una donna che viene piacevolmente stupita, non ha più bisogno di indossare una maschera. Quindi questa donna puoi essere tu che vieni, che magari hai avuto una maschera un po', no? Per nascondere anche un po' quello che sentivi. E qua c'è una donna, oppure può essere la donna di cui stiamo parlando, che viene piacevolmente stupita. Qua c'è una donna che viene piacevolmente stupita e si spoglia della maschera di Arlecchino. Non ha più bisogno di orpelli. Ok? Andiamo a vedere ancora. Altra energia femminile che compare. Eccola. Wow, qua c'è una donna che viene non solo piacevolmente stupita, si toglie le maschere e dice: "Oh, perbacco", dice, "chi è questo qua?" Ok? Ma anche qua una donna che corre libera sulla spiaggia, ballando, cantando, molto felice. Io qua vedo una donna molto felice. Sì. Se sei tu, ti vedo una donna molto felice. Se è la donna di cui stai chiedendo, vedo una donna che si toglie ogni maschera e viene verso di te in modo proprio senza freni, senza remore. Un'altra? No, 2000 no, 2000 no, aspettate. No, guarda. Beh, mi era uscita quella che ci esce sempre, è bellissima, però la voglio prendere io se riesco. Vediamo, un'altra donna. Allora. Beh sì, allora qua abbiamo un'altra donna che si lascia corteggiare proprio, si lascia corteggiare, una donna di altri tempi, abbiamo una donna sensibile, una donna molto delicata, una donna amabile, una donna che ha cura di se stessa, una donna che le piace essere corteggiata. Quindi qua abbiamo, se ti interessa una donna che le piace essere corteggiata, al tempo stesso può aver indossato delle maschere. Però si spoglierà davanti a te, va bene? Si spoglierà in modo proprio felice e tu l'amerai totalmente così com'è. Se sto parlando di te, qua abbiamo una te che puoi esserti fatta corteggiare con un po' di malizia, di giochi, ma tu sei a piedi nudi sulla sabbia, mi spiego, grazie a questa telefonata, d'accordo? Ok. Quindi è una stesa bellissima, molto interessante, bellissima veramente, ragazze mie e ragazzi. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.